Salve a tutti, siamo alla lezione numero 46. Parleremo della fantasia, che potrà essere anche in più sezioni. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, l'improvvisazione può essere basata su una forma musicale strutturata, ma con una certa libertà d'azione nello sviluppo, oppure su un tema dato. Una cosa non esclude l'altra, ma con un tema dato possiamo anche improvvisare senza doverci per forza rifare ad una struttura formale prestabilita. Il modello potrà essere una fantasia. La successione delle sezioni, la loro durata e la loro varietà dipenderà dalle caratteristiche del tema e dalle nostre capacità. Non sarà necessario che l'elemento tematico sia costantemente presente. Potrà essere citato anche solo parzialmente, alternandolo ad episodi stilisticamente coerenti che fungeranno da collegamento e sviluppo. Questi episodi saranno attinti dal nostro bagaglio di conoscenze sicure. Potranno essere progressioni o successioni accordali, imitazioni o arpeggi, comunque formule che ci riescono spontaneamente. Ogni sezione dovrà essere caratterizzata da un ritmo e uno stile proprio. Eviteremo quindi di accostare due movimenti con andamento troppo simile. Potremmo scegliere un tema qualsiasi oppure crearlo numerando le note della scala diatonica. 5, 6, 7, poi ancora 1, 2, eccetera. Sceglieremo una serie casuale di almeno 5 numeri, ad esempio. 5, 1, 3, 2, 1, 7, 4, 3, 1, 6, 4, 1, 3, 6, 7, 2, 6, 5, 1, 4, 1, 7, 3, 6, 5. Questi sono tutti incisi a note uguali. A questo punto l'inciso tematico prescelto potrà essere trasportato in qualunque scala. Dovrà essere ritmato in vari modi, l'altezza dei suoni potrà cambiare di ottava e si potrà cambiare il modo, da maggiore in minore o viceversa. Ad esempio, l'inciso numero 1 è 5, 1, 3, 2, 1. Lo devo ritmare. Allora, tempo 2 quarti, partenza in battere. 1, 2. Tempo 3 quarti, partenza in battere. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tempo 6 ottavi, partenza in battere. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tempo 4 quarti, partenza in levare all'ultimo quarto. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. Tempo 2 quarti, partenza in levare all'ultimo ottavo. 1, 2, 1, 2. Tonalità di Do minore, tempo 6 ottavi, partenza in levare all'ultimo ottavo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sempre in Do minore, partenza in battere, tempo 4 quarti. 1, 2, 3, 4. In Do maggiore partenza in levare, tempo 4 quarti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dopo aver ritmato l'inciso melodico prescelto, lo dobbiamo armonizzare. Quindi parliamo di come armonizzare l'inciso tematico. Il problema può sembrare di difficile soluzione, però teniamo presente che ogni nota può essere considerata reale o di passaggio, può essere in battere o in levare, può appartenere all'accordo della nota precedente, a quello della nota seguente, avere un suo accordo indipendente dalle altre o essere un'appoggiatura. Nei casi difficili potremmo alterare una nota o due per cambiare tonalità. È un sistema empirico, ma permette di risolvere qualsiasi situazione. Consiglierei di scrivere
la ritmica precisa dell'inciso prescelto. Ora facciamo qualche esempio. L'inciso 4, 1, 3, 6, 7 potrebbe essere ritmato così. E poi continuare. Vediamo un accompagnamento possibile. In questo caso l'ho fatto in Fa maggiore. Una modulazione alla minore. Un altro esempio. L'inciso era 1, 7, 3, 6, 5. Allora in questo caso, invece che fare questo salto, io farei così. E quindi risulterebbe un'improvvisazione fatta in questo tipo. Altri esempi. Il primo inciso era 5, 1, 3, 2, 1. Può diventare così. Ritmato a tempo di marcia, in tempo 2 quarti. Oppure lo stesso inciso a tempo di valzer. Lo stesso inciso nel modo minore. Tempo di ninna nanna. Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.